Ritorna in famiglia nel nostro salotto Giuseppe Cordella per il centro ottico Cordella Copertino. Oggi parliamo di una problematica che, arrivati a una certa età, tocca la maggior parte delle persone. E ho visto anche Tito ultimamente lamentare di questo problema. E allora vogliamo capire, vero Tito? Vogliamo capire che cos'è la presi... Non mi lamento più. Visto? Grazie a lui. Ad ogni problema c'è una soluzione. E oggi spieghiamo meglio ancora una volta cos'è la presbiopia e soprattutto la presbiopia e soprattutto come correggerla e quali strumenti, soprattutto attraverso quali lenti, è fondamentale riuscire a gestirla. Giuseppe, ben ritrovato. Buongiorno, ciao a tutti. Sì, oggi è un argomento molto importante. È un problema che tanti lamentano, soprattutto superata la soglia dei 40. Il primo campanello d'allarme che si ha solitamente è allontanare il testo. Quindi quando si inizia ad avere questa esigenza di allontanare il testo durante la lettura, quello è il primo campanello d'allarme e quindi consiglio sempre di recarsi presso il centro ottico o presso un oculista per fare un'analisi visiva, perché sta iniziando la presbiopia. Che cos'è la presbiopia? Praticamente noi mettiamo a fuoco tramite il cristallino. Questo cristallino col tempo perde la sua elasticità e quindi man mano che l'età avanza, ahimè, perde la sua capacità di messa a fuoco perché si induriscono proprio le fibre di questo cristallino. Quindi... Ma se io invece in fase pre-quarantenne dovessi iniziare ad allenarlo il cristallino e fare prevenzione, tutto questo ritarderebbe la problematica? Perché spesso siamo chiamati a risolvere il problema quando si evidenzia, ma siccome tu ci hai fatto vedere nel tuo centro ottico che c'è una strumentazione oggi adeguata alla prevenzione, si può fare in questo senso qualcosa? Sì, questo si può fare innanzitutto con degli esercizi di training visivo che mirano a migliorare l'accomodazione, cioè la messa a fuoco, in modo da mantenere una flessibilità, si dice, accomodativa, costante ed allenata nel tempo e non arrivare all'ultimo momento quando ormai è iniziata la presbiopia. Certo che non fa parte della cultura delle persone questo. Sì, perché sono tutti abituati che si va dall'optometrista nel momento in cui si ha il problema, che non si riesce a stare bene, non si riesce a lavorare bene, non si riesce più a vivere bene, ma si può prevenire. Faccio una premessa, comunque fisiologicamente la presbiopia ci sarà. Però possiamo, come hai detto tu, posticiparla, di qualche anno si può posticipare tenendo allenato sicuramente, tenendo allenata l'accomodazione. Attraverso degli esercizi sì, che vanno ad aumentare l'elasticità. E soprattutto, scusami se ti interrompo, prevenendo, quindi facendo prevenzione con analisi visive mirate ed accurate, e preventivamente mettere un occhiale qualora ce ne fosse bisogno per non sforzare il sistema visivo. Ah, ecco. Quindi deteriorare un prima supporto iniziale. La situazione. Esatto. Mi sono scritte delle domande un po' così ad intuizione. Grazie a Dio io ancora di questo problema non ne ho, a differenza del Tito che mi è invece di fronte. Sarà la giovane età. Sei ancora troppo giovane. Esatto. Però sono interessata a preservare, no, quello che è uno degli organi più importanti che possediamo. Ma a un certo punto, una volta trovata la lente giusta, è così complicata come dicono, fastidiosa, poco adattabile. Che succede a queste persone che hanno a un certo punto il senso del rifiuto di queste lenti? Sì, è vero, questo è un punto fondamentale. Molti hanno paura dell'occhiale progressivo perché hanno sentito lo zio, il cugino, l'amico che dice non le fare perché ti senti male, hai difficoltà a camminare, si muove il pavimento. Ma non è vero, tutto dipende dalla qualità della lente. È fondamentale la qualità della lente, anzi sono tre gli aspetti fondamentali. La qualità della lente, le centrature che siano precise e l'analisi visiva, quindi la prescrizione che sia correlata col sistema vestibolare dell'equilibrio. Chissà però se a casa, Giuseppe, qualcuno ci vuole contraddire, nel senso, vediamo, proviamo a lanciare i nostri numeri telefonici chiedendovi a voi, è successo di aver fatto una lente e magari aver avuto uno di questi sintomi, pur avendo la certezza di avere la migliore tra le lenti?
forse non quella adeguata a voi, perché attraverso l'analisi visiva ogni occhio, ogni cristallino sicuramente ha bisogno delle accortezze giuste. Certo, è il cervello che deve andare poi in automatico nelle varie posizioni di sguardo. Questo è un aspetto importantissimo. Però per facilitare questo noi abbiamo anche un sistema da poco brevettato che è AdaptEasy, che praticamente è una piattaforma con un monitor e c'è anche una pedana di equilibrio e si fanno degli esercizi quando si consegna l'occhiale progressivo. Sono esercizi di una ventina di minuti, molto divertenti, dove appunto automatizziamo il cervello all'utilizzo dell'occhiale progressivo. Quindi non si consegna solo l'occhiale, ma si fa tipo tutor per portarlo senza nessun disturbo. Esattamente. Questo è fondamentale. Eh? Importantissimo. Oltre a questo, Manuela, noi utilizziamo il VisiOffice 4D, che è uno strumento che permette di realizzare, attualmente ha vinto il premio come lente progressiva migliore al mondo, la Varilux XR, che è una lente a tutto campo, che non ha alcuna distorsione. Io ricordo che questi attrezzi che tu stai nominando li abbiamo visti anche in un tuo collegamento. Gli amici a casa sono molto attenti, sono in linea con noi, quindi accettiamo la prima telefonata. Ti interrompo così diamo spazio alle chiamate. Prego. Pronto? Pronto? Buongiorno cara. Buongiorno, sono Maria da Copertino. Bene. Io sono una cliente di Giuseppe, quindi io da un anno ho messo le progressive, quindi io dal primo momento, a parte un giorno o due, non ho avuto nessun problema per camminare, per vedere e ogni tanto vado a farmi controllare gli occhiali, però se uno, le lenti sono buone, l'assetto sul naso è buono perché loro me lo controllano, ogni tanto quando vado non ho avuto e non ho nessun problema a portare le progressive. Cliente soddisfatta. Ciao Maria. Ti è andata bene, Giuseppe? No, noi ci teniamo. La voce reale, no, delle persone, certo, che ti conoscono è fondamentale. Grazie Maria. Che è la prima volta che metto gli occhiali, quindi... Sì, lei pure era magari la prima volta che metteva gli occhiali, quindi è una difficoltà in più ad, certo, abituarsi ad avere l'occhiale, perché cambia la percezione delle immagini, la dimensione delle immagini e il corpo, quindi anche l'equilibrio, la percezione delle distanze, si deve adattare all'inizio. Certo. Però con una qualità eccellente e le misure precise, problemi non se ne hanno. Brava, e questa è la conferma. Chissà se invece, come dicevo prima, qualcuno invece di questi disagi li ha avvertiti. Sì. Sarebbe anche significativo sentire poi come sono riusciti a risolvere. Però la partenza è che se la lente, come hai detto tu, è fatta bene, viene misurata, sì, in modo preciso, non dovrebbe accadere nulla. Perché spesso le persone optano per due occhiali. Vero? Ma io dico sempre, due occhiali si poteva optare con due occhiali 40 anni, 50 anni fa, ma adesso, oggigiorno, la vita è metà da vicino e metà da lontano, col telefonino, col tablet, noi stiamo sempre da vicino. Quindi se gli strumenti ci sono, perché non utilizzarli nel modo corretto? Poi come si fa a togliere e mettere ogni volta che serve l'occhiale da vicino, puoi togliere quello da vicino e mettere quello da lontano? No, è impossibile. È matematicamente impossibile. Sono altre telefonate, sentiamo la prossima. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Ciao Manuela, sono Dora. Ciao Dora, da Cerignola, bentornata. Ciao, da Cerignola, sì. Voglio dire al dottore che avete ragione, perché io i primi occhiali che ho fatto progressivi, mi girava la testa, mi girava la casa, mi girava tutti i marciapiedi, preferivo uscire senza occhiali. Poi, passando un po' di tempo, ho cambiato dove comprarli, no? E ho visto che la qualità è veramente, come avete detto voi, evidentemente i primi occhiali erano di scarsa qualità. Siccome che erano i primi occhiali che mettevo, non capivo la qualità, capivo che io mi dovevano piacere. Poi quando ho cambiato l'ottico, come si dice, che ho cambiato la qualità, io li benedico quei soldi, anche se mi dicevano l'hai pagato caro, però io ho visto la mia miglioria, certo, quando uscivo, non me li toglievo, io come mi alzo, mi metto gli occhiali, prima di andare a letto, non ho tanti gradi che mi mancano, però ho trovato che non mi faceva male la testa con gli occhiali.
cammino bene, vedo bene, da lontano, da vicino. Ed è vero come avete detto voi, è la qualità che fa la differenza, come si dice in genere. Grazie Dora per questa tua testimonianza. Grazie a voi, grazie dottore, buongiorno. Arrivederci, ciao. Grazie. Spesso, no? Quello che diceva Dora è molto significativo. Il costo, ecco, chiamiamolo così, no? La quantità della qualità, perché sennò potrebbe essere complicato nella comprensione. Il costo che si sopporta a volte sembra eccessivo. E la prima parola che la gente sa usare è ma è caro, ma costa molto, senza magari però fare un confronto prima. Cioè bisogna poter sempre sbagliare prima di giudicare che non c'è dall'altra parte qualcuno che ti vuole prendere in giro. Allora Manuela, a noi piace essere molto chiari e trasparenti e io faccio sempre l'esempio dalle gomme della macchina, faccio nomi, però ci sono quelle che costano 7 volte rispetto a un'altra, non è uguale. O il pesce fresco, vai a comprare il pesce fresco in pescheria, c'è l'orata a 30 euro al chilo, quella a 5 euro al chilo, non è uguale, è chiaro. Stesso discorso delle lenti, ci sono lenti progressive di importazione che le vendono anche a 100 euro la coppia, tanto per tirare dei numeri, ma valgono tanto, non ci sono magie, cioè il prezzo e la qualità si paga e fa la differenza, Cioè non si scappa da questo. Ci può anche essere, no? Perché dobbiamo dire anche un'altra cosa, ci può anche essere il rivenditore non così onesto che magari ha un ricarico magari eccessivo. Dice sono buone lo stesso. No, però non si deve dare per scontato che tutti vogliano per forza prendere in giro e approfittarne. No, assolutamente. Perché poi alla fine i risultati la dicono lunga, però ci deve essere la coerenza di capire che se c'è un prodotto che costa 2 e l'altro che costa 10, insomma tutta quella differenza deve avere delle risposte ben chiare, altrimenti... Certo, ma l'importante, come dico sempre, è lasciare la possibilità di scelta. Ci sono quelle più economiche, ma è chiaro, la top di gamma di lenti progressive che attualmente, come ti ho detto prima, è Varilux XR individualizzata, ha dei costi importanti, ma è ad adattamento quasi immediato, cioè funziona quasi come una monofocale, quindi non avverti neanche che è progressiva. Quindi... Ma ci sono delle lenti progressive personalizzate? Sì, è proprio questa. Questa lente di... E la misurazione accurata che si va a fare, giusto? Certo. E quindi come il sarto che ti ha cucito addosso il tuo di vestito. Esattamente. Che non sarà come quello di Mirella o di Luana. Esattamente. C'è questa lente qua. Praticamente noi abbiamo uno strumento che si chiama VisiOffice X che tiene conto dei parametri posturali, delle inclinazioni del capo, dell'occhio dominante, perché tutti noi abbiamo un occhio dominante. Quindi costruiscono le geometrie della lente per indirizzare la visione sull'occhio dominante. In più tiene conto della velocità di lettura, quindi della velocità degli occhi, e tramite un codice che genera lo strumento viene inviato all'azienda e con l'intelligenza artificiale costruiscono la lente. Quindi stiamo parlando dell'eccellenza mondiale. Però ecco, giusto per fare un riferimento senza parlare di reale valore, però... Quant'è la differenza su una scala da 5 a 10 il costo che cambia tra una lente progressiva, diciamo, scadente e una personalizzata? Giusto per capire sulla bilancia quanto è il valore. Guarda, rispetto a una lente scadente, una lente di qualità eccelsa costa almeno 4-5 volte in più. Sì. Però a lungo andare... Poi però ci sono anche delle lenti che sono eccellenti, non è che bisogna prendere per forza il massimo, ma bisogna prendere, ci sono determinate aziende che garantiscono una qualità certa della lente, che è importante che la lente sia di qualità. Quindi anche se non si può fare la personalizzata, ci sono comunque anche altre di qualità. Sul mercato ci sono delle aziende che garantiscono che questi disturbi siano sì. Zero o ridotti al minimo. Assolutamente, quindi... Per dare anche a tutti la possibilità poi di scelta in base alle rispettive possibilità economiche. Certamente, ma è altrettanto importante, quindi io in fase di misurazione, di analisi visiva, io faccio fare anche dei test in movimento, in modo da capire dove sono le lacune di ognuno, quindi indirizzare la gradazione per poter utilizzare poi al meglio l'occhiale progressivo. Un altro aspetto importante è la componente psicologica per l'occhiale progressivo. Di solito i soggetti più ansiosi sono i soggetti più a rischio nell'utilizzo. È lì io che spingo a fare una lente di qualità eccellente. Perché ci sono soggetti
a cui sposti un granello sotto i piedi che li cambia il mondo. C'è invece gente che li puoi muovere tutto e allora non cambia nulla. Quindi bisogna capire in fase di analisi visiva questo. E anche un po' il quadro psicologico. Beh, allora. Importante. Sì. Importante, tramite i test chiaramente si riesce a capire anche questo. Ecco perché l'anamnesi iniziale è fondamentale e non deve essere banalizzata. Esatto, hai detto una cosa sacrosanta. Anche chi, io chiedo sempre che lavoro fanno, quanto tempo utilizzano il vicino, ad esempio. Se utilizzano il videoterminale bisogna stare necessariamente più alti con l'utilizzo del progressivo, non bisogna stare alla stessa altezza perché il progressivo ha la zona di visione da lontano nella parte alta, vicino nella parte bassa, quindi capiamo bene se noi abbiamo il monitor alla stessa altezza della testa andiamo a prendere il lontano per vedere un vicino e funziona di meno, ma ci sono delle norme di igiene visiva che ci dicono che il monitor deve stare più basso, quindi il capo bisogna tenerlo inclinato e non alla stessa altezza. Quindi è tutto collegato poi, per dare il risultato. Quindi questo diventa una visita iniziale che dà delle indicazioni al proprio paziente, delle correzioni posturali anche, certo. No? Su quello che poi è il beneficio totale dell'acquisto della lente. Ma ottobre è proprio il periodo della prevenzione, si sente parlare sempre di campagne di prevenzione, c'è chi le fa a livello mondiale, nazionale, locale, c'è chi le fa anche a livello privato, nelle proprie attività. E tu sei uno che combatte molto con il tuo centro ottico per fare una visita iniziale, per stabilire il grado di partenza e quindi per stabilire come poter aiutare una persona. Certo. Io ti mando Tito nei prossimi giorni. Perché lo vedo un po', titubante. Quando io gli dico qualcosa fa sempre così, come se non mi vede chiaro. Allora deve venire. Vero? Deve venire con urgenza. Perché si arricci gli occhi. E tu invece quando li vedi Tito gli dovresti allargare gli occhi, quando vero? È vero. Un sintomo negativo questo. Certo, strizzare gli occhi è un sintomo negativo e questo mese tra l'altro abbiamo dato la possibilità di fare un'analisi visiva preventiva in maniera gratuita essendo il mese della... Allora vengo pure io se è gratuita, dai. Certo. Vengo? Come no? Mi prenoto pure io. Tito, quando è gratis, voglio dire, andiamoci tutti, o no? E poi c'è una professionalità alla base che rassicura, insomma, un check-up giusto, ideale, senza nessuna, insomma, struttura dietro che ti costringe poi ad acquistare per forza l'occhiale, ma è uno staff, io l'ho potuto vedere anche dai nostri collegamenti, veramente professionale, adatto per tutte le famiglie. Quindi Giuseppe, bravo. Grazie. Bravo professionista. Noi ti rinvitiamo per questo, sei stato promosso. Grazie. Quando ci vediamo? Ci vediamo venerdì prossimo. Cristina, scrivi. Venerdì prossimo ritorna Giuseppe Cordella. Segnalateci anche al nostro numero WhatsApp argomenti, tematiche che volete trattare. Questo per darvi la possibilità di avere risposta alle vostre domande e ai vostri dubbi. Diventerà gratuito anche quello, sentire una consulenza di Giuseppe Cordella, optometrista specializzato nella visione di un campo a 360 gradi che con tecnologia, esperienza e competenza vi metterà al centro la vostra problematica e cercherà insieme a voi la soluzione migliore. Quindi intanto vi ricordiamo che ci rivediamo venerdì prossimo, chi invece ne vuole approfittare andrà subito a Copertino per trovare Giuseppe Cordella, via Bengasi. Sono ricordato? Benissimo. Numero? 78. 78.